Rettore, una newsletter magazine di Ateneo in cui condividere i risultati della ricerca dei docenti non solo all'interno del mondo accademico ma anche con la cittadinanza. Sì, è un nuovo modo per dare voce, diciamo, alle moltissime cose che facciamo e che spesso rimarrebbero così segregate nei nostri spazi, nei nostri luoghi, nei nostri laboratori, senza che la comunità accademica, ma anche quella cittadina, ne divengano consapevoli, ne vengano informati. Quindi ci piace molto questa idea di aprire, un altro modo per aprire l'università all'esterno, per sviluppare quell'atteggiamento di terza e di quarta missione che è la valorizzazione delle cose che noi ogni giorno mettiamo in campo. Dobbiamo farlo obbligatoriamente perché, essendo un ente pubblico, noi dobbiamo dare ragione di come investiamo le risorse che ci vengono ogni anno erogate attraverso i finanziamenti ministeriali, oltre che quelli che riusciamo ad acquisire, diciamo, con le nostre forze. Quindi è un'azione sicuramente meritoria di attenzione, speriamo di ai risultati attesi, ma sono sicuro che faremo molto bene. Professor Pierantonio, nasce One, questa newsletter magazine di Ateneo, uno strumento anche molto agile, no? Per condividere i risultati della ricerca. Lei lo ha realizzato tecnicamente, ma insieme al professor Gozzano, che è il coordinatore un po' dell'iniziativa. Sì, Simone è stato il coordinatore di questo progetto, l'ha voluto fortemente e noi l'abbiamo aiutato. Penso che sia una buona iniziativa perché consente all'Ateneo di avere un linguaggio più informale, diretto al territorio e che possa in qualche modo raccogliere anche le voci del territorio. Le iniziative che avvengono a livello accademico spesso hanno un forte impatto sulla società e l'intenzione è quella di poter veicolare questo tipo di cose a un pubblico meno tecnico e quindi con una funzione più divulgativa.